Oltre ad Agnone, in provincia di Isernia ci sono anche altri paesi legati al rito del fuoco dell'Andocciata. Tra questi spicca Civitanova del Sannio. In verità per molto tempo questa tradizione si era assopita, ma da 10 anni a questa parte è stata riscoperta e oggi, così come accadeva in un passato ormai remoto, rappresenta un momento di festa molto sentito che coinvolge e unisce tutta la comunità. È una manifestazione che abbiamo ricominciato a ricostruire e portare avanti da tramandata dai nostri avi, era stata abbandonata da molto tempo. Noi ormai sono 9-10 anni che abbiamo ricominciato questa tradizione, l'abbiamo ricominciata perché la sentiamo veramente nel cuore. Tutti i partecipanti che avete visto questa sera a sfilare per i rioni del paese sono mossi non dal folklore, ma è solamente perché tutti i ragazzi, i giovani e anche gli anziani che hanno partecipato all'Andocciata la sentono veramente nel cuore. Oltre 100 le indocce preparate, una per ogni nucleo familiare. I portatori sono arrivati dai rioni Lago, Chiaia e Vallone. Si sono incontrati in piazza, dove tutti insieme hanno dato vita a un grande falò. Dietro questa tradizione c'è quasi un anno di lavoro. Il lavoro incomincia ad aprile prima che insomma incomincia la vegetazione del legno, quindi Civitanova è famoso per le sue faggete. Ci portiamo a circa 1300-1400 metri, c'è una selezione, vengono tagliate a un'altezza di circa 2,20 metri e poi vengono spaccate. Dopodiché vengono portate giù in paese e portate in un posto esposto per poter permettere della stagionatura del legno. Fine ottobre vengono rimesse. La sensazione unica che va provata, non ci sono parole per descrivere questo fuoco che brucia, che trasportiamo dai vari rioni al grande fuoco della piazza, al grande falò dell'amicizia. E diciamo che dopo un anno di sacrificio vedere l'accensione di questo fuoco è qualcosa che io ho visto degli amici che si commuovono, che piangono quando arrivano, si incendia questo fuoco, è qualcosa che è difficile da descrivere, è da provare. L'Andocciata di Civitanova ha origini molto antiche, legate al mondo contadino. Ieri come oggi questo grande fuoco è carico di significati simbolici e spirituali. Anticamente serviva per accompagnare e riscaldare anche i pastori e i contadini che dalle campagne venivano alla messa di mezzanotte nel paese, al suono delle campane. Adesso rappresenta più il simbolo appunto di un amore che ci porta, che ci fa camminare, un amore e anche uno sguardo illuminati anche nel futuro, proprio illuminati da questa luce, perché con questa luce possiamo vedere anche un futuro più luminoso.